Palla Beccheri di Piacenza, una buona sera per quella che è la 22esima giornata del campionato di Serie B Girone A. Si affrontano in questo turno infrasettimanale la Pallacanestro Piacentina, padrona di casa, e il Basket Golfo Piombino, un'altra toscana sulla strada della Beccheri Piacenza, che quest'oggi affronta una delle primissime della classe. Parliamo della quarta in classifica, Piombino a quota 28, soltanto 4 punti di distanza. All'andata fu una partita molto difficile per i ragazzi di coach Bizzosi, vinsero di 5 punti, si scatenarono Gasparin a 24 punti, Sanguinetti quest'oggi purtroppo assente, che ne fece 19. Squadre che sono già pronte a fare il proprio ingresso sul parquet, perché mancano veramente pochissimi istanti a questa palla 2. Qui al mio fianco, come sempre, Marcello Merli. Buonasera a tutti. Stasera vedremo un match diverso rispetto a quello che abbiamo visto sabato, perché la formazione di Golfo Piombino è una formazione carica di talento, ha giocatori molto importanti, un nome su tutti, Mario Gigena, che ha un passato decennale in Serie A. Sono completi, sono lunghi, sono veloci e sono, come dicevo prima, molto talentuosi, e vedremo un gran match. Potrebbe fare la differenza come hanno gestito il recupero dopo il turno di sabato, perché qua sono turno infrasettimanale e ha delle complicazioni per i giocatori che hanno giocato molti minuti. Partita che intanto è iniziata, primo possesso è degli ospiti, che amministrano cercando sotto canestro Persico, sul giro sul terno, l'appoggio contro Infante, primi due punti di questa partita, ospiti in vantaggio per 2-0. È un movimento bellissimo, un giocatore molto alto e ha una gran mobilità di piedi, sarà un bel rebus stasera per Francesco Infante marcare Persico, o quantomeno limitarlo. Piacenza che in questo momento sta attaccando, la palla in punta per Matteo Soregna, che si prende questa conclusione, colpisce soltanto il ferro, può quindi attaccare nuovamente Piombino con Venucci, che è il miglior realizzatore di questa squadra, 18 a partita per lui. Si va sotto tutto il talento e l'esperienza di Gigena per il 4-0 quando sono passati poco più di 50 secondi. Sì, ha fatto anche lui un gran bel movimento spalla canestro. Il problema della Piacenza è stato che Gigena ha ricevuto una posizione forse un po' troppo profonda per poi essere limitato successivamente, nonostante la difesa molto competente di Samoggia. Si cerca Infante, che con questo fadeaway trova i primi punti della contesa per Piacenza, che accorcia sul 2-4, però siamo già dall'altra parte. Gigena sbaglia un tiro, questa volta Magrini ne cattura il rimbalzo successivo, ed ecco Gasparina a tenere vivo il palleggio, prova ad attaccare e porta a casa un fallo fischiato al numero 3 Pedroni. Si sono viste in tre situazioni d'attacco, tutte tre volte la palla è stata data per un uno contro uno in post basso. Hanno le idee abbastanza chiare le due squadre su quello che devono fare nei primi minuti. Gasparin va da Soragna, intanto è in punta. Ottima la lettura di Marcello, che è al mio fianco. Piombino che è passata a zona, attacca Samoggia, che trova nel pitturato, nel pieno dell'area, i due punti che valgono la parità. Un buon attacco di Piacenza, questa prima azione di zona per gli ospiti. Si tolti i primi secondi in cui Piacenza un attimo tentennato nel leggere la situazione, anche perché dopo la prima rimessa offensiva doveva un attimo chiarire le idee, però sono stati molto bravi a cercare una ricezione semplice per un canestro abbastanza facile da Samoggia. Arriva intanto oltre lo scadere dei 24 secondi questo tiro da parte di Gigena, che aveva fintato bene la conclusione, aveva fatto saltare Samoggia, però il lungo sardo in forza Piacenza aveva recuperato bene la posizione. Buon recupero difensivo che frutta questo nuovo attacco per Piacenza. Gasparin supera la metà campo, si porta sul lato e aspetta l'uscita di un compagno, c'è Soragna che prende posizione sotto canestro, attacca spalle al ferro, arriva molto bene il taglio di Infante, che ha letto bene il raddoppio portato da Persico, bravo a farsi provare, bravo Soragna a servirlo, brava Piacenza a portarsi avanti. Sì, è stato forse un po' ingenuo Persico ad andare così tanto in pre-rotazione. In quelle situazioni probabilmente Soragna la dà via prima ancora che tu parta, e è stato bravo Infante a farsi trovare e a premiare il gioiello che ha ricevuto in mano da Soragna. È stato un doppio errore da parte di Piombino, che non solo sbaglia il tiro, c'è anche fallo al rimbalzo offensivo da parte di Persico. Piacenza può attaccare nuovamente avanti di due lunghezze quando siamo in prossimità del terzo minuto giocato in questa partita. Taglia Infante, non può essere servito,
palleggio tenuto vivo da Magrini. Questa volta Infante riceve il tiro dal mezzo angolo, solo secondo ferro, buon rimbalzo da parte di Camillo Bianchi. Sì, ha interrotto un attimo il flusso dell'azione Magrini con due palleggi sul posto, probabilmente poteva essere se ha avuto Infante subito sul taglio, invece l'attaccante piacentino ha preferito temporeggiare, siamo arrivati in una situazione un po' forzata. Tenuto bene la posizione Infante contro Persi, con l'altro stretto ad un semigancio che si è fermato sul primo ferro, prova ad attaccare Gasparin, gli viene sporcato il tiro, può quindi correre nell'altro metà campo Piombino, la conclusione pesante mandata a segno dal numero 3 Pedroni. Sì, ottima transizione offensiva di Piombino, Piacenza un attimo sbilanciata perché Gasparin era andato in penetrazione fino in fondo e si è trovata con Infante a dover chiudere sul tiratore. Porta a casa un fallo Venucci che costringe Matteo Soragna a commettere fallo in attacco. Nuovo possesso quindi per Piombino, che si è riportato in vantaggio con il canestro in precedenza, 6-7, mancano 6 minuti e 21 in questo primo quarto. Venucci apre il palleggio e supera in questo momento la metà campo per un nuovo attacco di Piombino. Riceve Gigena, poi da tre punti aspetta Persico per un ribaltamento di lato che non si concretizza, si va quindi sotto nuovamente da Gigena, ottimo giro sul perno, il tiro è sbagliato e c'è il suo rimbalzo offensivo, un paio di finte, tiro nuovamente sbagliato, la correzione finale è di Persico, troppi possessi concessi in questo caso a Piombino. Sì, si sono preoccupati tutti di Gigena e di come poter aiutare sul suo movimento in post basso, si sono dimenticati poi di effettuare taglia fuori dopo il tiro, è stato un canestro molto facile quello di Persico. Gasparin va fuori da Infante, tiro che sta lentamente entrando nelle corde del lungo piacentino, lo manda a segno, torna a meno 1 Piacenza. Sì, mi sembra di capire che l'idea difensiva di Piombino sia quella di tenere il proprio primo Persico all'interno dell'area e concedere questo tiro a Infante, e finché lo segna bene per Piacenza. Tanto corre Piacenza, Magrini ci pensa un attimo, ma poi manda comunque a segno questa tripla. Tanto l'errore precedente di Piombino è il vantaggio per la Becheri, 11-9 quando siamo esattamente a metà del primo quarto. Venucci in palleggio marcato da Gasparin, che gli sporca il pallone, non ci arriva Magrini, però una buona cosa da parte della difesa piacentina che costringe alla rimessa da fondo, mancano 7 secondi nell'azione. Sì, Venucci è stato molto silente in questo inizio, ma il giocatore è probabilmente offensivamente più pericoloso della formazione toscana, sta viaggiando a cifre molto importanti, tipo 18, quasi a 18 punti di media, e non penso che questa sera stia a riposo. Tanto servito Infante che lamenta un contatto, il tiro è nettamente fuori misura, corre Gigena che passa la palla a Venucci, finta il tiro, nuovamente Pedroni, tiro nettamente fuori misura, il rimbalzo favorisce Gasparin che è già nell'altra metà campo, aspetta il blocco di Infante e lo sfrutta un paio di volte, servito il lungo di Piacenza che scarica fuori per Soragna, l'extra pass per Magrini, tiro ben costruito con un paio di passaggi, palla dentro, palla fuori, ci può stare che poi esca. Venucci alza per Persico che non riesce a controllare bene il corpo, troppo vicino alla linea di fondo, palla persa da Piombino. Peccato per l'azione precedente perché c'è stato un momento in cui Infante era marcato da un piccolo e ha comunque preferito darla fuori, poteva giocarsi tranquillamente l'uno contro uno, era a 2 metri da canestro, bastava un palleggio e un giro sul perno per poter fare un semigancio comodo. Tanto si cerca l'uscita di Soragna, non può ricevere, palla sotto a Samoggia, raddoppio su di lui, Magrini, scarico per Gasparin che ha un tiro aperto, non lo manda a segno, era quasi allo scadere dei 24 secondi, ma nuovamente Piacenza ha trovato un uomo libero sul perimetro. Sì, sì, la palla ci ha collato perfettamente, c'è un'azione quasi da manuale, è iniziata un po' lenta l'azione, però Piacenza è riuscito a trovare un ottimo passaggio, una ricezione dentro, uno scarico eccellente fuori e un ancor più eccellente extra pass per Gasparin, che ha solamente sbagliato il tiro, ma l'azione costruita era perfetta. E tanto Soragna porta a casa un fallo, si vendica di quanto successo in precedenza, quando era stato lui il colpevole del fallo in attacco, e poi il coach Vistosi gli concede un po' di riposo, è entrato col numero 33 Gabriele Finn. Cambio anche per coach Padovano, entra Franceschini al posto di Persico, un cambio sui lunghi
per gli ospiti toscani. Tanto Samoggia che chiude il palleggio, consegna a Magrini, può partire l'azione di Piacenza. Samoggia finta il consegnato, poi è costretto a chiudere il palleggio. Gasparin, mancano soltanto 4 secondi nell'azione, dovrà affrettare un tiro, in qualche modo ci riesce, però è comunque fuori misura, il rimbalzo favorisce proprio il neo entrato Franceschini che la consegna a Venucci. Sì, troppi secondi nell'iniziare l'azione per Piacenza, poi ci si accorge che mancano 8 secondi, c'è ancora la palla in mano e bisogna arrivare a tiri forzati. Qua intanto grandissimo canestro del Venucci che ha potuto fare di vita il palleggio. Esce dai blocchi Finner e non guarda neanche il canestro, cerca un compagno, lo trova in Gasparin, ecco il blocco di Infante. Qui che ripiega, poi il taglio di Infante, ma c'è intanto la conclusione pesantissima di Mattia Magrini che colpisce dall'angolo per il 14-11 Piacenza. Anche in questo caso un tiro costruito molto bene, la difesa di Piombino è molto brava a schiacciarsi in mezzo all'area quando ci sono tagli o comunque penetrazioni, forse un po' meno brava a riaprirsi, in questo caso Magrini non li ha perdonati. Stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di gioco, Piacenza avanti di una lunghezza, attacca con Infante che consegna a Gasparin, passaggio, il palleggio del lungo e un bellissimo canestro con Franceschini che prova ad opporre resistenza ma è costretto a lasciare spazio al 19 biancorosso. È stato bravo Infante a non perdere il controllo del corpo, ha fatto veramente un gran bel canestro. Altro bel movimento di Venucci che questa volta sbaglia, passaggio lunghissimo di Infante per Samoggia che viene stoppato da Camillo Bianchi, cerca il rimbalzo offensivo di Finn, quindi continua l'attacco di Piacenza, 10 secondi che iniziano in questo momento nell'azione. Magrini in palleggio, sfrutta un paio di blocchi Infante, gli passa decisamente male questo pallone e c'è poi la palla persa da parte di Gigena, la recupera Samoggia che la consegna a Gasparin. Ci vediamo un ritmo molto alto e tutte le squadre che provano a correre e Gasparin dopo i primi tiri sbagliati riprende da dove si era fermato sabato quando aveva avuto la mano talmente calda da riuscire a segnare 30 punti, primo canestro della partita e primo allungo di Piacenza sul più 6. Siamo già nell'ultimo minuto e qua la difesa di Piombino non ha potuto fare niente perché Gasparin questo canestro se l'ha costruito totalmente da solo, ha rallentato l'azione, si è giocato uno contro uno al palleggio, ha avuto spazio e tirato. Attacca Venucci sul blocco di Franceschini che non si butta dentro perché lascia spazio al proprio playmaker, molto bravo ad arrivare fino in fondo, forse un po' lenta la difesa a seguirlo. L'appoggio al tabellone va il 19-15. Sì, nel momento in cui un attaccante parte, batte il proprio difensore, batte il primo aiuto, è molto difficile che arrivi in tempo anche l'aiuto del lato debole. Ci ha provato Finn ma era troppo distante, bisogna cercare di contenere meglio i primi due palleggi per far sì che il lato debole si schieri e possa porre attenzione su quello che sta facendo l'attaccante. Intanto Gasparin ha portato a casa un nuovo fallo, sarà rimessa per Piacenza, 6 secondi di differenza fra il cronometro della partita e quello dei 24 secondi, non poter quindi andare fino in fondo Piacenza. Infante servito in lunetta, bellissimo il passaggio per Gasparin che non trova il canestro perché subisce un fallo. Sì, anche in questa occasione sarà schierata nuovamente a zona, che però penso lo faccia spesso sulle rimesse il Piombino di schierarsi a zona. È stata molto brava e molto paziente Piacenza a dare la palla in post'alto che è sostanzialmente il punto nevralgico dell'attacco alla zona, perché si costringe la difesa a dover effettuare una scelta, ossia o stare sull'uomo con la palla in post'alto, che in questo caso era Infante e già aveva punito dalla media distanza, o coprire l'area. In questo caso hanno lasciato sguarnita l'area per un comodo dai e vai di Gasparin e Infante che, come hanno dimostrato anche sabato, si trovano veramente a memoria sui tagli di Giovanni, che adesso va a prendersi meritatamente 11 secondi di riposo. Lo fa dopo aver mandato a bersaglio entrambi i tiri liberi, nuovo più 6 per Piacenza, è entrato Cuccarese per questo ultimo possesso difensivo per Piacenza. E Piacenza che ha ancora 3 falli da spendere prima di raggiungere il bonus, presumo che nel momento in cui un difensore di Piacenza si vedrà minacciato dal palleggio avversario, probabilmente preferirà spendere un fallo
piuttosto che lasciare fuori la nazione. Infatti Cucarese, che può spendere falli, è andato a scoppiarsi, lo più pericoloso sia Mattia Venucci. In attacco c'è Iardella, poi la tripla presa proprio dal numero 11 Finn. Questa conclusione la prende oltre il suono della sirena, quindi 21-15, il risultato di un primo quarto sicuramente dai ritmi molto alti, un primo quarto anche bello da vedere, Marcello. Sì, sicuramente bello da vedere, perché il gioco è stato molto fluido, è stato poco interrotto e comunque entrambe le squadre hanno difeso, non è che abbiano lasciato correre. Però quello che fa veramente la differenza è il talento degli attaccanti, ossia quanto siano bravi a sopportare la pressione della difesa avversaria e quanto riescano a far sembrare facili le cose che fanno. Entrambe le squadre, ripeto, sono infarcite di campioni per la categoria, per cui penso che questo ritmo possa essere mantenuto anche nei quarti successivi. Al di là comunque delle chiavi tattiche che decideranno di prendere i due coach. Un minuto al ritorno in campo, uno sguardo alle statistiche, Vicenza, come succede spesso, sta cavalcando molto Francesco Infante, già quota 8 punti, peraltro trovati con soluzioni molto diverse una dall'altra, conclusioni vicino al ferro, conclusioni dalla media distanza, insomma è un Francesco Infante che sta mettendo su un gioco che si sta allontanando sempre di più da quello prettamente nel pitturato e trova nuovi modi per essere pericoloso. Sì, non è il classico lungo di movimento, lui è sicuramente un giocatore più statico. Quello su cui è veramente migliorato è nel farsi trovare pronto, sia nelle situazioni in cui deve ricevere gli scarichi dei compagni, come ha dimostrato prima su uno stupendo assist di Soragna da dietro la schiena, che non era facile da interpretare e da ricevere, sia in situazioni di taglio. Se lui riesce a non intestardirsi, a giocare un uno contro uno statico partendo in post basso, sprecando tanti palleggi, ma giocando in maniera più essenziale, ossia con pochi palleggi, con ricezioni più profonde, ossia lavorando più senza palla, riesce a essere veramente un fattore importante, ma non solo per Vicenza, ma in tutto il campionato. Poi ovviamente se si mette a segnare anche da 4-5 metri è un rebus quasi irrisolvibile per la difesa avversaria. Torna in campo, Piacenza attacca, è uscito Magrini che ha accusato un leggerissimo dolore alla caviglia proprio sul finire del primo quarto, non dovrebbe essere nulla di grave, però in panchina a riposare, tanto proprio Infante, un fantastico giro sul perno, peccato che non siano arrivati due punti, era un ottimo movimento quello del lungo piacentino che corre in difesa per aiutare sul numero 4 Iardella, il quale batte tutta la difesa piacentina, arriva il ferro, trova il 21-17. Abbiamo appena elogiato Infante, qua ha preso una brutta posizione difensiva, era troppo alto sulle gambe, ha sbagliato anche l'angolo di contenimento per contenere l'attaccante che ha girato dopo il blocco, doveva farsi trovare più verso la situazione di pick and roll e meno schiacciato dentro l'area, si è fatto battere con un'esitazione semplice. Intanto, come detto in precedenza, non ha assolutamente nulla di preoccupante Magrini, che anzi è già tornato sul parquet di gioco. Piacenza che ha avuto una rimessa su un passaggio fatto in equilibrio precario da parte di Dordei, poi sporcato dalla difesa. Magrini riceve il palleggio, poi si butta dentro, arriva la schiacciata di Infante, ma è dopo lo scadere dei 24 secondi. Piacenza non ha amministrato al meglio i secondi nell'azione, un peccato perché comunque Magrini aveva trovato molto bene Infante dietro l'ultima linea difensiva. Sì, è lì che quella è una delle posizioni in cui i pivot devono giocare contro la difesa zona, perché si è alle spalle dei difensori che se ti perdono di vista per un attimo poi ti trovi da solo contro il canestro. E tanto due errori di Guerrieri, tutto con l'aiuto della difesa di Finn, che era in quella zona, l'ha costretto a sbagliare due volte quella conclusione da sotto, la finta, l'incrocio e il fallo subito da parte di Dordei. Guerrieri prima ha commesso un errore che ogni tanto i giocatori fanno, si è preoccupato più del contatto che avrebbe subito, ossia di prendere fallo e come proteggersi, piuttosto che di appoggiare due punti facili al tabellone. Una volta che ha sbagliato il primo tiro, poi realizzarlo il secondo è difficile perché ti arrivano addosso gli altri difensori. Intanto qua abbiamo visto Dordei con un movimento, diciamo, vintage, arresto, passo e tiro, ci stava anche il gioco da tre punti, purtroppo non è riuscito a segnare il sottomano e neanche per motivo lì. Può andare con il secondo T
tiro a sua disposizione per provare a riportare Piacenza sul più 5 qualora lo realizzasse, e questo avviene. 22-17, 8 minuti e 35 all'intervallo lungo. Attacca Piombino con Biardella che è in punta, cerca Benucci, gli riconsegna il pallone, poi arriva il blocco di Bianchi, ma Biardella è andato dall'altro lato e ha portato a casa un fallo. Sì, Magarini è stato abbastanza superficiale, si è preoccupato solamente di cercare il pallone per poi commettere fallo, non è stata in una buona posizione difensiva. Intanto vediamo Piacenza che, secondo le domande di Piombino, si schiera a difesa zona 2-3 sulla rimessa. Vediamo come riuscirà ad attaccarla Piombino. Tanto spazio per Bianchi che però sbaglia questa conclusione da tre punti. Qualche difficoltà per Magrini che però supera comunque la metà campo. Doppio blocco, il passaggio completamente sbagliato per Infante che non se lo aspettava assolutamente, l'ha ricevuto direttamente il pallone in faccia. Altro errore di Guerrieri con la difesa di Dordei che recupera anche il pallone, corre già nell'altro metà campo. Psicologicamente non deve essere facile per Guerrieri, sono tre tiri consecutivi sbagliati proprio sotto il canestro. Vero, ma qua c'è da fare attenzione anche su quello che ha fatto Dordei, perché ha fintato di saltare e Guerrieri si è trovato fuori tempo. È dato proprio Guerrieri che dà un buon passaggio schiacciato terra a Riardella, correndo non fa altro che appoggiare i due punti per il nuovo meno 3 Piombino. Attenzione a non far scatenare i toscani, che la posizione in classifica e il talento di cui abbiamo già parlato in precedenza possono risultare molto pericolosi. Prova a prendere posizione Infante che però viene portato molto lontano da canestro. Gasparin lo serve, siamo vicini allo scadere dei 24 secondi, porta a casa un fallo. Bravo Infante, mancava soltanto un secondo. Fallo dovrebbe essere di Franceschini. Sì, una buona lettura quella di Infante, perché comunque con un movimento abbastanza scolastico, finta e partenza incrociata è riuscito a mettere il proprio corpo addosso quello del difensore che si è fatto ingolosire e ha cercato anche su un contatto. Adesso Francesco entra in lunetta per due tiri liberi. Vedo azioni un po' farraginose ultimamente per Piacenza, che comunque sta giocando con due lunghi veri in campo, perché Dordei e Infante sono due giocatori entrambi interni e hanno meno propensione a giocare sul perimetro, come invece avrebbero potuto fare Samoggia e Soragni all'inizio incontro. Infante si conferma affidabile dalla lunetta, manda a segno il primo tiro libero per riportare due i possessi di distanza fra le formazioni. Sbaglia però il secondo, a rimbalzo Gigena. Benucci ha superato la metà campo, su di lui la difesa di Gasparin. Guerrieri aspetta l'uscita di Gigena che ha servito sotto Franceschini, il tiro è sbagliato, c'è il rimbalzo in qualche modo di Magrini che però aveva calpestato la linea di fondo, sarà rimessa per Piombino. Tanto esce Infante, entra Samoggia proprio per dare una dimensione più perimetrale a questa Becchieri Piacenza. È stato molto bravo nell'azione precedente di Gasparina a ruotare ancora prima che il pivot, che Franceschini ricevesse palla, e si è andato a trovare tra lui e il canestro, ha evitato due punti molto comodi. Tanto Guerrieri porta molto lontano perché può attaccare dal palleggio Samoggia, c'è l'errore, c'è anche il rimbalzo offensivo per Piombino, quindi Benucci prova a servire Gigena, però il passaggio è fuori misura, attacca Piacenza, c'è l'inflazione di passi di Magrini, una buona cosa di Iardella che aveva preso bene posizione, ha costretto Magrini ad un'inflazione di passi e quindi sarà un possesso per i toscani. Sì, peccato, peccato perché Magrini ha ricevuto guardando solamente la palla che gli arrivava dalle spalle e non guardando quello che gli succedeva davanti. Era un comodo contropiede, era un contropiede comunque 3 contro 2, poteva essere gestito meglio, peccato. Intanto fino a commettere un fallo per fermare il taglio del diretto avversario che stava uscendo molto bene, ha cambiato direzione, l'ha bruciato letteralmente, quindi fallo commesso. Sarà rimessa per Piombino con Benucci che se ne incarica. Piardella in palleggio, si porta molto lontano da canestro, servito Benucci che
si prende la conclusione pesante, solo Ferro per lui, poi il pallone tocca la struttura, rimessa a Piacenza. Gasparin non riesce ad eludere la difesa di Iardella che lo costringe alla palla persa. Sì, qua veramente ha solamente subito la pressione, non c'era nessun compagno libero, peccato, palla persa abbastanza comune comunque per un playmaker che viene pressato da sostanzialmente inizio campionato. Tocco fermo per asciugare il parquet, come detto sarà rimessa per Piombino. Può ricominciare con Iardella in palleggio che supera la metà campo. Igena ribaltamento di lato, poi si torna da Venucci che attacca verso il centro, porta a casa un contatto, c'è quasi il gioco da tre punti, la palla non entra, quindi semplicemente fallo del numero 21 Gordei. Dalla guardazione in cui siamo noi mi sembra un fischio che abbia premiato un po' troppo l'attaccante rispetto ai suoi meriti. Mi sembrava si fosse andato a complicare la vita centro area e Dorrei fosse già lì, quindi il contatto fosse provocato dall'attaccante. Gli altri ne hanno visto diversamente, per cui Venucci mi ha detto che due tiri migliori, di cui il primo è già stato segnato. Assegno anche il secondo, torna meno due Piombino. Dimmi che si sono nettamente abbassati in questo secondo quarto. Soltanto due punti segnati da Piacenza, sei da Piombino, con tanto Dordei sotto canestro viene costretto ad un'inflazione di passi, tutta la difesa di Piombino era collassata su di lui. C'è intanto un time out. Sì, probabilmente quello che posso immaginare io è che Piacenza in questo time out, anzi il coach in Piacenza in questo time out cerchi di dare delle dritte per dare una mano ai propri giocatori a superare questo pressing. Piacenza ha perso diversi palloni e non è più riuscito ad arrivare ad azioni pulite, anche perché la fase di transizione è sempre stata contrastata molto bene dalla difesa di Piombino, ha forzato delle palle perse oppure delle situazioni complicate come ad esempio questa di Fini che si è fatto ingolosire da questi 5 metri che separavano la linea di metà campo, la linea della lunetta, non è riuscito a fermarsi in tempo, ha cercato uno scarico forzato e comunque complicato per Dordei che è stato costretto sostanzialmente a perdere palla. Adesso Piacenza deve riorganizzare le idee e recuperare la lucidità che aveva all'inizio. Time out concluso, vediamo Piacenza tornare sul parquet. E Bonucci che congiurerà questo possesso offensivo, mentre vediamo Matteo Soragna che sarà pronto nella prossima occasione a tornare sul campo di gioco. Intanto Gigena attacca dal palleggio Dordei, lo mette a sedere, appoggia due punti al tabellone, sono i punti della parità. A livello di tecnica e potenza fisica Gigena è uno dei migliori giocatori di questo campionato e in questa occasione l'ha dimostrato. Tanto prova la risposta Dordei, si stampa sul secondo ferro, continua il momento no per Piacenza che in questa prima metà di secondo quarto ha trovato soltanto due punti. Corre Gasparini, riserve fine, si prende la conclusione da tre punti e la manda a segno, sbloccando Piacenza, riportandola in vantaggio e soprattutto fermando l'inerzia che stava andando pesantemente verso Piombino. Sì, incredibile la freddezza di Fini, perché questa mi sembra
andando a memoria, sia la seconda palla che tocca, l'ha presa in transizione, ha messo in equilibrio il proprio corpo e ha tirato. Intanto altro super movimento di Gigena, che si attira addosso tutta la difesa, nonostante ciò riesce a segnare un canestro per lui semplicissimo. Chapeau per quanto ha fatto Gigena in questo caso, in mezzo a due difensori, finta, appoggio e nuovo meno uno per i suoi. Magrini finta a tiro da lontanissimo, arriva poi il fallo di Venucci da dietro. Buono il movimento di Magrini con la finta, palleggia, resto e tiro. Saranno due tiri liberi per lui. Fini intanto lascia il parquet, rientra appunto Matteo Solagna. È stato un bel movimento quello di Magrini, adesso è stato aiutato anche dal fatto che Venucci sia saltato sull'accenno di questa, sull'accenno di finta di sopracciglio di Magrini e abbia avuto, e gli abbia lasciato anzi tutta l'area sguarnita per fare un comodo arresto e tiro, poi ha provato a recuperare commettendo però fallo. Buono il primo libero, va per il secondo, che vorrebbe dire un possesso pieno di vantaggio qualora lo realizzasse. 28-25, cambio per Piacenza, esce Bordei, rientra Infante. Piacenza ritorna col quintetto con cui è iniziata la partita per questi ultimi 4 minuti preso. Gardella si porta nel pitturato, lascia partire il pallone che bacia tabellone, trova altri due punti. Ora è proprio una partita punto a punto tra le due formazioni. Gasparin prova a sfruttare il blocco di Samoggia, il quale poi prende posizione, la palla però è arrivata nell'altro, sull'altro lato, con Magrini che tiene vivo il palleggio. Un po' ferma Piacenza in questo momento, deve prendersi il tiro allo scadere, Samoggia non trova nemmeno il ferro. Sì, brutta azione perché nessuno si è mosso e Magrini ha dovuto provare a tutelare il palleggio. Palla troppo ferma, si crea brutte soluzioni. Sulla palla persa da parte di Piombino, arriva il contropiede con l'appoggio da parte di Magrini. Cospalovano preferisce fermare il gioco e parlarci su. Questa è una palla persa molto banale per Piombino, perché ha provato passaggio skip in angolo molto lento che è stato facilmente intercettato da Gasparin, che non riesco a capacitarmi come sia possibile, ma è dappertutto in difesa, è dappertutto, e ha lanciato Magrini che si è fatto perdonare per l'azione precedente realizzando due punti molto semplici. Guarda che sono tornate a segnare negli ultimi minuti, mancano 3 minuti e 8 secondi all'intervallo lungo. Piacenza conduce per 30-27. Nessuno in doppia cifra, però ci sono diversi giocatori che stanno per raggiungere quella quota. Si tratta di Gigena e Venucci a 8 a testa per Piombino, 8 anche per Magrini, e sono 9 quelli invece per Infante. Infante che rimane in campo insieme ai compagni che hanno iniziato con lui questa sfida. Vediamo se per coach Padovano cambierà qualcosa. Anche per Padovano gli stessi 5 tornano in campo. Vinucci riceve questo pallone e supera la metà campo, tiene vivo il palleggio marcato sempre da Gasparin, poi Gigena una bella ricezione, il tiro poi è sbagliato, c'è però un fallo a rimbalzo, dovrebbe essere contro Infante. Esatto, il fallo del numero 19 bianco, proprio Francesco Infante. E cambio Piacenza, esce Samoggia, entra Fini. È stata segnalata una trattenuta dall'arbitro, probabilmente Infante era in una posizione non ottima per effettuare il taglia fuori, si è dovuto aggrappare di mestiere e di braccia al pilota avversario, l'arbitro ha segnalato. Eccezione alquanto difficile quella di Franceschini, che però trova comunque due punti per il meno uno. Sì, è stata un'ottima penetrazione quella di Guerrieri, che poi è stato altrettanto bravo a scaricare nei tempi perfetti per il proprio pivot. Intanto Franceschini ha negato la
prima ricezione a Soragna, quale poi ha cambiato l'angolo di passaggio, si va sotto da Infante, fuori per Soragna, conclusione da tre punti sbagliata e rimbalzo premia Venucci, quale è già nell'altra metà campo, su di lui il fallo di Finn a penetrarne la penetrazione verso canestro, a bloccarne scusate la penetrazione verso canestro. Che peccato, perché Piacenza ha già raggiunto il bonus col fallo precedente, per cui questo tentativo semi disperato di cercare la palla a Venucci da dietro verrà punito con due tiri liberi. Quindi il miglior giocatore che vuoi mandare in lunetta nelle file di Piombino, Venucci manda a segno il primo tiro libero che vale la nuova parità sul 30 pari, anche il secondo a segno, torna avanti Piombino. Sì, ecco, quello che ha fatto molto meglio Piombino, oppure molto peggio Piacenza, a seconda del punto di vista, è giocare l'uno contro uno offensivo. Mentre nel primo quarto Piacenza è riuscito a contenere i primi palleggi, adesso nel secondo molte penetrazioni invece avvengono direttamente una volta che l'attaccante ha ricevuto palla. Intanto Gigena prova a punire la leggerezza di Piacenza nell'occasione precedente, poi c'è il tiro sbagliato da parte di Franceschini e l'infrazione di passi fischiata proprio al numero 12 maglia blu. Cambio per Piacenza, esce Infante, falso ingresso in campo per la prima volta quest'oggi Emanuele Meschino. Gasparin porta a casa un fallo, è fischiato al numero 4 Iardella, ha ostruito la penetrazione di Gasparin. Comunque di grande impatto l'ingresso in campo di Iardella, ha sostituito praticamente Pedroni sia offensivamente che dal punto di vista difensivo, non lasciando praticamente respirare Gasparin, e ha avuto veramente un ottimo impatto. Gasparin che prova a farsi vedere, poi la palla va invece da Fina nell'altro angolo, ecco Meschino a toccare il primo pallone della sua partita, arriva il tiro, arrivano due punti con un gran fadeaway di Emanuele Meschino. Adesso molto difficile, Meschino ha dovuto alzare la parabola perché i tentacoli di Franceschini sono veramente lunghi, ha fatto un canestro veramente di polpastrelli questo da pianista. Fine, prova a lottare contro Gigena per la posizione, arriva poi Meschino per il raddoppio, Gigena si butta indietro, tiro sbagliato, è proprio Meschino a prendere il rimbalzo, poi in qualche modo Gasparin salva questo pallone, può attaccare quindi Piacenza, prova a farsi vedere Magrini in punta, non arriva il fischio, rimbalzo offensivo da parte di Finn sull'errore di Magrini, tiro preso proprio da Finn, nuovo possesso offensivo per Piacenza con Meschino questa volta a rimbalzo, predica calma Soragna che si fa dare il pallone, lo riconsegna a Magrini, tiro da lontanissimo, lo manda a segno, un tiro folle se vogliamo, però ha segnato, e che dire Marcello? Beh, questo è un canestro di puro talento, è incredibile, ma abbiamo che mancavano 5 secondi per cui prima o poi si doveva arrivare a una soluzione del genere, ma questo è un canestro veramente da campione. Al di là di questo volevo sottolineare le quattro cose preziosissime che ha fatto Meschino consecutivamente, per uno che in campo da un minuto totalmente freddo è veramente difficile, invece lui si è fatto trovare concentrato, ha fatto prima il canestro molto bello, secondo una rotazione difensiva incredibile, terzo ha strappato un rimbalzo e quarto un rimbalzo offensivo sul tiro sbagliato di fine. Ha fatto quattro cose che sta tenendo, anzi che sono state fondamentali per i quattro punti di vantaggio che abbia senza in questo momento. E chiudere il primo tempo in vantaggio e con inerzia a proprio favore è una delle cose più importanti che si possono fare in una partita punto a punto. È proprio questo il motivo che deve aver indotto coach Padovano a fermare il gioco in questo caso, e che vuole organizzare al meglio questi ultimi 21 secondi e 38 che mancano all'intervallo. È chiaro che sul 35 a 31 anche Piombino deve stare attenta al modo in cui verrà finito questo primo tempo. Ultime raccomandazioni, si è già tornati in campo, sarà rimessa da fondo nella metà campo
in difesa per Piombino. Ecco Venucci, supera la linea di mezzeria e aspetta un compagno, trova Gigena molto lontano da canestro, consegnato per Iardella. Gioco di Franceschini, Iardella tiene vivo il pallone, c'è stato un cambio, quindi Meschino su di lui, tiene però bene la posizione, un incrocio forse viziato da un'inflessione di passi non ravvisata dagli arbitri, ma tanto finisce qui un primo tempo che comunque vede avanti Piacenza 35-31 dopo il vantaggio, dopo che Piombino si era riportata non solo in parità ma anche in vantaggio, in un finale in crescendo per i ragazzi di Coach Pizzosi, che quindi hanno l'inerzia dalla propria parte. Io volevo sottolineare anche in questo caso quinta cosa consecutiva preziosissima di Meschino, che è riuscito a stare alla giusta distanza da Iardella senza farsi battere, costringendo l'avversario a fermare il palleggio quando ancora non aveva deciso nulla. È riuscito comunque a arrivare un tiro, secondo me è iniziato un'inflazione di passi abbastanza evidente, ma non è stata sanzionata. Bene comunque la Piacenza che Piombino abbia sbagliato il tiro e sia riuscita a recuperare un balzo beccare. A più tardi per il secondo tempo di Piacenza Piombino. Minuti all'inizio del terzo quarto, Piacenza conduce per 35-31 sul Basket Golf Piombino, trascinata dai 13 punti di Mattia Magrini con quella chicca dell'ultima tripla segnata da distanza siderale. A ruota seguono Infante a quota 9, poi Gasparin 5, Finn 3, Meschino e Samoggia con due punti a testa. In doppia cifra invece per Piombino c'è Matteo Venucci, sappiamo essere veramente la punta di diamante di una squadra ricca di talento, lui che viaggia a circa 18 punti a partita, sostanzialmente è già sulla buona strada per raggiungere quelle che sono le sue medie. Molto bene anche Gigena con 8 personali. Mentre manca un solo minuto, qual è, Marcello, secondo te l'aspetto migliore di questa Piacenza del primo quarto, quale invece quello su cui deve prestare maggiore attenzione? Parto da quello su cui deve prestare attenzione, ossia le ricezioni, la posizione in cui riceve la palla i giocatori di Piombino. Abbiamo visto che le ricezioni in post basso di Franceschini o di Persico e soprattutto di Gigena, quando ricevono in post basso, in posizione molto profonda, sono veramente temibili, perché ci mettono molto in difficoltà, perché spesso l'aiuto del difensore può non bastare. La cosa positiva di Piacenza è quando riesce a giocare in maniera corale, quando entra nell'azione presto, ossia dopo pochi passaggi, pochi palleggi, i giocatori sono già nella posizione giusta e da lì si può cominciare a leggere la situazione e dare palla sotto. L'ha fatto molto bene in 3-4 azioni e in tutte queste 3-4 azioni Piacenza è stata premiata. Quello che può fare un po' la differenza nel secondo tempo è la situazione atletica dei giocatori. Piacenza sabato, pur vincendo, ha comunque speso tantissime energie, le rotazioni, complice purtroppo l'assenza ancora di Sanguinetti, sono accorciate negli esterni. D'altra parte Piombino sta spendendo molto stasera, perché entrambi i giocatori che occupano le posizioni di playmaker e guardia pressano costantemente Magrini e Gasparino a tutto campo. Arrivare al 40° lucidi può non essere facile in quelle condizioni. Intanto si fa sentire subito Meschino, che costringe Persico ad una ricezione sostanzialmente a metà campo. Meschino che paga parecchio in termini proprio prettamente fisici, e lo dimostra in questo caso con il fallo che va a commettere, però ha già dimostrato nei pochissimi minuti che ha avuto a disposizione di poter mettere insieme due o tre cose consecutive di grandissima importanza. Adesso lo vediamo marcare proprio da vicino Persico, mentre Iardella prova a servire il proprio numero 8, che sbaglia e non di poco questo tiro. Gasparina rimbalzo. Sì, Meschino concede qualcosa in termini di centimetri e chili, però a livello di agonismo e di capacità di lettura e conoscenza del gioco non mi sembra secondo a molti pivot in questo campionato. Magrini ha provato a servirlo, leggermente corto il passaggio diretto proprio a Meschino, quindi attacca nuovamente Piombino, palla alzata molto bene per Persico, che non deve far altro che appoggiare al tabellone i punti del nuovo meno 2 per Piombino.
sì, come dicevo nel primo tempo, il difensore del bloccante in situazioni di pick and roll deve essere più aggressivo sul palleggiatore nel momento in cui si sporge per l'aiuto. Se rimane a metà strada c'è l'area sguarnita e l'attaccante che ha la palla può permettersi un passaggio facile senza pressione. Palla persa da Piacenza, che stava provando a sfruttare il secondo possesso offensivo, non punisce Iardella, che manda abbastanza corto questo tiro, e quindi Finn è in possesso di palla. Serve Gasparini che si allarga perché è marcato dal centro opposto e quindi lo batterà dal palleggio, almeno ci proverà. Palleggio, arresto e tiro e canestro e fallo. Giovanni Gasparin con un potenziale gioco da tre punti. Che bel giocatore che è Gasparin. Sta continuando a migliorare partita dopo partita, anche in questo caso non si è ostinato col palleggio. L'aria aperta a fine se l'ha rifatta dare in una posizione ancora più lontano da canestro per poter battere in velocità facilmente il pivot avversario. È stato anche molto bravo ad arrestarsi, a assorbire il contatto e a segnare. Un canestro che era tutt'altro che facile, perché comunque era in fase discendente dal salto. Il fallo che dovrebbe essere stato del numero 8 ed è il terzo personale per Persico, mentre Gasparin manda a segno il libero aggiuntivo e riporta Piacenza più 5. Il consegnato per Bianchi e poi va da Persico, altro fallo di Meschino. Questa volta è tutt'altro che d'accordo con il fischio, chiede spiegazioni. Sì, anche perché non ha, cioè si è appoggiato con le braccia ma non ha spinto, e questo è concesso. Poi a maggior ragione non ha guadagnato nessun vantaggio da questa spinta, per cui era un fischio che poteva essere tranquillamente trattenuto dagli arbitri, invece hanno preferito segnalare un'infrazione. Intanto è bellissima la ricezione di Gigena con l'arresto immediato, poi la palla non è andata a segno. Servito Meschino che fa partire un altro tiro dalla lunetta, parabola altissima come solito fare, due punti che regalano il massimo vantaggio per Piacenza, 40-33. Denunci in palleggio, non ha una linea di passaggio per Gigena che continua a spingere contro Finn, poi il passaggio è completamente sbagliato. Una buona cosa di Finn che ha provato a tenere la posizione contro Gigena, attacca Piacenza, Soragna spalle a canestro contro Bianchi, prova a sfruttare tutta la propria esperienza, servito fuori da tre punti, Manuele Meschino, è il suo momento, la tripla del vantaggio in doppia cifra. Che partita che sta facendo in questo momento Manuele Meschino, coach Palovano costretto a time out. Si sta dominando, ha giocato un minuto e mezzo nel secondo quarto e 2 minuti e 40 secondi adesso, e in 4 minuti ha cambiato completamente la partita. Sta facendo una fatica incredibile in difesa, perché sta continuando a muovere i piedi, sta continuando a poggiare il proprio corpo, le proprie braccia al corpo dell'avversario per cercare di ostacolargli le ricezioni, continua a toccare i palloni, continua a prendere rimbalzi, e se segna anche in attacco dovremmo erigere un monumento a Meschino a fine partita, perché sta veramente rendendo come non ci si aspettava e come probabilmente non gli è neanche richiesto, ma sta facendo veramente una partita incredibile. Squadra in campo, vediamo quale sarà la reazione di una Piombino che ha toccato in questo momento il massimo svantaggio sul 43-33. Poco più di 7 minuti da giocare in questo terzo quarto, Venucci in palleggio, serve Gigena fuori dai tre punti, poi ribaltamento per Bianchi che sfrutta il blocco proprio del numero 15. Persico è lontanissimo ma ci prova, il tiro è sbagliato, ha rimbalzo su Ragna che consegna a Gasparin. E quello appena effettuato da Piombino è un tiro che la difesa di Piacenza conciderà tutti i giorni e tutte le sere ai toscani, perché comunque il pivot che riceve a 6 metri da canestro è una cosa che non ci si aspettava e sempre frutto delle buone meschine. Intanto la tripla pesantissima, quella mandata a segno da Soragna, vale il nuovo massimo vantaggio. Piacenza sta provando ad allungare sempre di più in questo terzo quarto, si cerca Persico, tiene bene Meschino,
diversi giri sul perno da parte di Persico, ma altra ottima difesa da parte di Emanuele Meschino. Questa è da far vedere ai bimbi del mini basket, della propaganda, perché ha difeso veramente di posizione, di astuzia, di tempismo, non ha mai toccato le braccia dell'avversario, è riuscito a ostacolare il tiro di uno di 15 cm più alto di lui. Proprio fallo di Bianchi nell'altra metà campo. Il secondo di squadra per Piombino, semplice rimessa da fondo per la Beccari Piacenza, con Gasparini a ricevere fuori da tre punti. La ricezione non è pulitissima, quindi non può guardare il canestro. Magrini si butta dentro, lo scarico è per Gasparini, che questa volta si prende la conclusione pesante, la manda a segno di Laga Piacenza. Sì, nemmeno questa ricezione era semplice, perché l'inerzia lo stava portando all'esterno del campo, lui invece è riuscito a coordinarsi e a segnare un canestro dall'angolo molto difficile, però è veramente, sta giocando veramente in fiducia Gasparini in questo campionato e se la merita tutta. Prova a mettere le mani anche su questo pallone che finge Venucci ad un salvataggio vero e proprio sulla linea laterale. Passaggio dietro la schiena, che è l'unica possibilità per Bianchi, ma scadono i 24 secondi. Un'altra ottima cosa dal quintetto bianco-rosso, che sul più 16 ha un nuovo possesso per provare ad allungare ulteriormente. Sì, Piacenza in questo terzo quarto è cresciuta moltissimo sulle piccole cose, in difesa soprattutto. In attacco sta realizzando dei canestri che secondo me sono frutto delle buone cose fatte in difesa, perché i giocatori attaccano con più fiducia e più tranquillità. Problemi per Piacenza, che però comunque mantiene questo possesso. Soragna costretto ad un tiro difficilissimo, scheggia il primo ferro, stavano per scadere 24 secondi, si era rischiata la palla persa. Attacca Venucci che chiude il palleggio, Persico gli ripassa il pallone, un bel dai e vai che porta il punteggio su 49-35. Sì, in questo caso Finn ha rischiato qualcosina sulla linea di passaggio, stando molto in anticipo sul difensore che però l'ha bruciato in backdoor, sia passandogli alle spalle, in quel caso era troppo tardi per recuperare, è stato un bel passaggio di Persi con gran canestro di Venucci. Altro tentativo da tre punti di Meschino, questa volta è sbagliato, ma Gasparini c'è a rimbalzo. Nuovo possesso per Piacenza, che può ripartire proprio dal numero 11 che si butta dentro. La stoppata è valida da parte di Persico, però rimessa per Piacenza, però attenzione, 3 secondi per andare al tiro. Sì, poteva starci un arresto in tiro di Gasparini, però probabilmente forte della velocità che aveva preso dopo il blocco, non è riuscito a arrestarsi, è andato proprio in bocca a Persico, che è forte delle sue lunghe leve, l'ha stoppato. Adesso lascia 3 secondi solamente per concludere l'azione per Piacenza, vediamo la soluzione veloce. Servito bene Meschino, che si appoggia al tabellone, gran taglio quello di Meschino, ben visto dal proprio compagno, con una più 16 Piacenza. Bellissima rimessa. Piombino era preoccupato delle uscite sul perimetro, invece Meschino, più furbo di tutti, ha fatto semplicemente un passo nel tempo giusto e ha ricevuto proprio punti semplicissimi. Arriva la risposta da campione da parte di Gigena, tripla per il meno 13 per i suoi. Sì, Gigena a livello di senso della competizione e talento non è secondo veramente nessuno. È stato un fallo in attacco a Matteo Soragna, reo di aver sbracciato per prendere la posizione secondo gli arbitri. Stavano lottando per la posizione lui e Gigena, è una situazione in cui io non vorrei mai trovarmi in mezzo, perché l'intensità dei colpi è veramente alta, è stato probabilmente vista una trattenuta di Matteo. Sicuramente anche Gigena, che in ogni caso non è Madre Teresa di Calcutta, avrà comunque contribuito a trattenere, hanno dato la palla Piombino all'arbitro. Intanto Soragna è uscito per far posto a Gigi Dordei, Gigena sbaglia questo tiro, tocca a Meschino, a rimbalzo favorisce Magrini e poi si va da Gasparin e sarà lui a superare la metà campo e a condurre questo attacco piacentino, servito in qualche modo Dordei, poi si va nuovamente da Meschino, tanto spazio per lui dalla lunetta. Continua il clinic sulle due metà campo da parte di Meschino. Sì, Meschino sta semplicemente punendo costantemente la scelta difensiva dei centri di Piombino, ossia riempire l'area e evitare la penetrazione del ferro degli esterni, ossia di Magrini e di Gasparini. Lui si fa sempre trovare libero in lunetta e tutte le volte punisce con due punti. Gigena intanto ha segnato, Gasparini va
per l'appoggio al tabellone per due punti, 55-40 per Piacenza. Se ci mette anche l'assist meschino, veramente MVP finora. Intanto Gasparin è stato molto bravo a sfruttare l'aggressività dei difensori toscani e a fare un passo più lungo dell'avversario, posso trovare libero in mezzo all'area. Storie tese intanto fra Gigena e Dordè che si spiegano dopo un paio di contatti al limite. In questo caso è stato fischiato fallo a Dordei. I due si abbracciano, si spiegano, esce Meschino, per il quale c'è il giusto tributo da parte di tutto il Palabecchi. Rientra Francesco Infante. Sì, sono pronto a scommettere che Meschino comunque lo rivedremo in campo nel quarto quarto. Prima c'era una storia tesa tra Dordei e Gigena, come giustamente dicevi, c'era Dordei che lamentava il fatto di aver preso una gomitata e Gigena diceva guarda che è involontaria, sono colpi che possono capitare in una partita che comunque sta innalzando veramente il livello fisico. Intanto una palla recuperata da parte di Piacenza che ha costretto l'avversario ad un'infrazione di passi. Attacca Piacenza con Finn, adesso Dordei va da Gasparin, si circola sul perimetro, non colpisce Magrini, prova a lottare Dordei, altro colpo duro da parte del numero 21 biancorosso, attacca Piombino, prova a passare su questo blocco Gasparin, lo fa però commettendo fallo. Sì, ha fatto una buona cosa Dordei, nonostante abbia rischiato qualcosina, abbia rischiato di commettere fallo, però la difesa di Piombino è una schierata zona, quando una difesa è schierata zona è più difficile che venga effettuato il taglia fuori difensivo sui rispettivi attaccanti, per cui lui ha visto due metri davanti, ha fatto due passi e ha provato a saltare, però purtroppo le braccia di Franceschini sono troppo lunghe, è stato lui il primo a arpionare il pallone. Intanto Venucci manda a segno il primo libero, 2-2 per lui e 55 Piacenza, 42 per Piombino. Servito Infante che sbaglia questo tiro, c'è il rimbalzo offensivo, c'è l'errore, però nuovo possesso per Piacenza e fallo subito da Dordei. Sì, in questo caso un'azione forse un po' troppo frettolosa, Dordei si è arrestato forse in una zona del campo un po' troppo problematica perché poi ha reso il passaggio troppo corto e quando un passaggio troppo corto non può essere effettuato velocemente, ossia con un pallone teso, ma deve essere per forza battuto a terra e questo lo rende più intercettabile. Infatti la ricezione di Infante è stata un po' problematica. Se fosse fermato un pelino prima avrei avuto forse più tempo per completare un arresto di tiro. In ogni caso i due lunghi piacentini hanno lottato a rimbalzo con molto atletismo, molta fisicità, sono riusciti a recuperarlo e Dordei ha subito fallo che adesso l'ha portato in lunetta a realizzare il primo libero e anche il secondo. Si mantiene sul più 15 la Becchi. Siamo negli ultimi due minuti di questo terzo quarto, Venucci in palleggio a sfruttare il blocco di Franceschini, il quale non può ricevere, la palla in qualche modo arriva a Gigena, finta il tiro, si prende la conclusione, è da due punti, è molto corta, c'è però il rimbalzo offensivo e la successiva infrazione di passi per Franceschini. Sì, è stato bravissimo Dordei a toccare prima il pallone impedendo la ricezione comoda di Gigena e poi a mettere molta pressione sia sui palleggi che sul tiro, costringendo il campione avversario a un tiro molto corto, poi la palla è caduta, si è trovata tra le mani di Franceschini che però in quel momento non era pronto, per cui ha dovuto compiere due passi prima di andare su e chiara infrazione di passi. Servito Dordei sull'alto basso con Infante, il tiro è sbagliato, può attaccare Piombino con Venucci che si arresta fuori dai tre punti, tiro sbagliato, lottano Gasparin e Finn, si disturbano su questo rimbalzo e quindi regalano questo nuovo possesso a Piombino. È stata un'ottima azione quella di Piacenza comunque prima, nonostante il tiro sbagliato da Dordei, perché ci sono state occupate le due zone più pericolose per una difesa a zona, ossia il post alto e la linea di fondo. C'era Dordei completamente libero, purtroppo forse la palla gli è stata passata un pelino presto, doveva essere effettuato più profondo il passaggio, però ottima circolazione. Fallo intanto di Infante per fermare questa penetrazione di Venucci,
La Piacenza ormai ha raggiunto il bonus da qualche minuto. Due liberi per il numero 11 in maglia giallo-blu. Manda a segno il primo. È stata ottima l'aggressività che ha messo Infante su questo pick and roll, però ha probabilmente sbagliato l'angolo di blocco, ossia ha lasciato troppo spazio tra sé e il bloccante, per cui il palleggiatore era riuscito ad aggirarlo comodamente e quando ha provato a recuperare era ormai troppo tardi e poteva difendere solamente con le braccia e perciò ha commesso fallo. Servito Infante che si butta indietro, un tiro molto difficile quello scelto da Francesco Infante, infatti non va a segno, attacca Piombino il numero 5 Guerrieri che serve Franceschini. Palleggio chiuso e passaggio molto difficile verso Pedroni, ci mette una mano su Ragna, sarà rimessa da fondo per Piombino. Sì, ottima difesa in uno contro uno di Soragna che riesce a arginare verso la linea di fondo Pedroni, gli tocca anche il pallone. Adesso 7 secondi alla fine dell'azione, Cicena dovrà inventare qualcosa. Che conclusione quella di Gigena, era completamente chiuso da Dordeila, ha girato con il braccio, si è appoggiato al tabellone per il 57-46. Sì, questa è una soluzione da campione, qua non si può fare niente perché meglio di come ha difeso Dordeila non si poteva difendere. Dordeila che qui porta a casa un fallo, fallo di Guerrieri. Per lui è soltanto il primo personale. Piacenza che sta giocando da qualche azione senza un vero e proprio playmaker, è uscito per riposarsi Gasparin, quindi c'è il tandem Magrini e Suragna in cabina di regia. Forse Magrini in palleggio in questo momento. Servito Dordei che si prende la conclusione dal mezzo angolo, a segno. 5 secondi per arrivare alla fine di questo terzo quarto, vediamo quale conclusione si prenderà Piombino. Il tiro è arrivato in tempo utile da parte di Iardella, però non ha trovato punti e quindi terzo quarto condotto magistralmente da una Piacenza informissima, 59-46. Non si può non citare nuovamente quanto ha fatto Manuele Meschini in questo terzo quarto, con punti, con difesa, con rimbalzi, con anche passaggi per favorire i propri compagni. Sì, sì, ha fatto tutto quello che era necessario perché la formazione piacentina prendesse questo vantaggio. È stato veramente incredibile in difesa e, almeno dal mio punto di vista, inaspettatamente efficace in attacco, perché penso abbia fatto 7 punti nel terzo quarto, adesso non ho le statistiche davanti. Comunque è stato costantemente una spina nel fianco anche offensivamente per la squadra toscana. Adesso una cosa positiva di questo finale di quarto è che si è sbloccato dal campo di Ordei, che mi sembrava leggermente in difficoltà dopo aver sbagliato qualche appoggio che per un giocatore come lui sarebbe stato più semplice probabilmente prima dell'infortunio. Nella prestagione ci ha fatto vedere prestazioni veramente incredibili, probabilmente gli mancava un pochino di fiducia, adesso con questo canestro secondo me potrebbe sentire le gambe leggermente più mobili e più agili. Statistiche arrivate, Meschini ha già quota 11 punti in meno di 10 minuti di gioco, aggiunge anche 5 rimbalzi, partita veramente a tutto tondo. Sì, la voce che più mi rende contento delle statistiche di Meschini è il più 16 di plus minus, ossia con Meschini in campo Piacenza ha mediamente 16 punti di vantaggio sugli avversari. Questa forse è la voce che meglio sintetizza l'impatto che ha avuto questo giocatore sulla partita. E ha veramente giocato poco, perché penso sia stato in campo 8 minuti al massimo. Anzi no, mi correggo, 9 minuti e mezzo. Ultimo quarto iniziato in questo momento con Gasparin, serve Gigi Dordei. La palla arriva a Magrini, ecco l'uscita dai blocchi di Suragna, finta di tiro, palleggio, poi il passaggio a servire Infante e buona conclusione dal pitturato. In questo caso la palla ha circolato molto bene nell'attacco di Piacenza.
Sì, è una soluzione probabilmente ideale per Piacenza, perché quando esce dai blocchi Soragna, col curriculum e il talento che ha, tutta la difesa avversaria probabilmente si muove, infatti in due si sono mossi verso di lui, hanno perso per un momento Infante e ha appoggiato due punti molto belli nel canestro, proteggendosi dall'aiuto di Gigena con un movimento spalla canestro veramente efficace. Gran recupero di Soragna che garantisce un nuovo possesso offensivo a Piacenza. Vediamo Magrini che prova ad attaccare Franceschini, ne porta a casa un fallo. Sì, bravo Magrini con questa hesitation, senza forzare un tiro, ha letto che la posizione del difensore non era delle migliori per usare un eufemismo, perché era completamente alto sulle gambe e l'ha attaccato ancora, ha subito questo fallo. Adesso Piacenza avrà altri 14 secondi per concludere l'azione offensiva. Soprattutto è il quarto fallo del numero 12 dei toscani, costretto a lasciare il campo, è rientrato Persico, ovvero il centro titolare. Magrini riceve praticamente a metà campo, poi la palla arriva a Soragna, si circola sul perimetro, Gasparin sbaglia la sua tripla, prova a lottare Dordei, invece può attaccare Piombino con Pedroni, poi si butta dentro, segna Guerrieri appoggiandosi al tabellone. Si è realizzato un canestro molto difficile, Infante poteva andare meglio, anzi doveva andare prima probabilmente in aiuto, prima che si coordinasse per il sottomano, però è veramente bravo l'attaccante toscano. Tutto Magrini fuori da tre punti, non si prende la conclusione perché si butta dentro, poi Dordei attacca in palleggio, l'arresto, il tiro sbagliato, può attaccare nuovamente la squadra toscana. Sì, Magrini nell'azione precedente ha tenuto forse un po' troppo la palla ferma insistendo in uno contro uno, probabilmente dovevamo sfruttare il post alto di Dordei per cambiare lato la palla più velocemente, perché se la difesa viene lasciata ferma, ossia se il pallone non cambia rapidamente lato, se si fa alto o basso, si fa il gioco della difesa, perché poi il tempo scorre senza che si sia costruito sostanzialmente nulla. È rientrato Venucci in campo, controllo difficile di questo pallone da parte sia di Venucci stesso che di Guardella, che in questo momento è in possesso di palla. Sono lui due lunghi, poi viene servito molto bene Persico, che però sbaglia l'appoggio al tabellone, rimbalzo di Dordei che mette giù il pallone, conduce questo attacco. Sì, azione difensiva molto aggressiva di Piacenza, ha toccato diverse volte il pallone rendendo difficili i palleggi e la ricezione. Bellissima palla, grandissima visione di Gigi Dordei, che stava per prendersi il tiro, ha visto il taglio di un compagno liberissimo sotto. Non solo c'è il canestro, ma c'è anche il fallo per Francesco Infante, viaggio in lunetta col libero supplementare. Sì, questa azione è una sorta di clinic sull'attacco alla zona. La palla ha ricevuto Gasparini in guardia, servito il post alto, il difensore della linea dietro ha dovuto uscire lasciando la linea di fondo completamente libera per Infante, scusate, impostato, l'ha ricevuto Dordei. Attacca Venucci, gli aspetta un compagno, c'è Guerrieri che apre il palleggio, ottima la difesa sia di Dordei che di Magrini, però il pallone rimane nelle mani toscane, Guardella deve prendersi un tiro contro Infante, il tiro è sbagliato, c'è il rimbalzone di Gigi Dordei. Ecco, bellissima cosa di Piacenza che dopo essere andati vicino al recupero, una volta che la palla era entrata nel pieno possesso di Piombino, loro si sono schierati perfettamente accoppiandosi nel giro di due secondi. Ottima cosa sulla linea di fondo da parte di Dordei, arriva il canestro e c'è il time out da parte di coach Padovano, perché Piacenza scappa sul più 18. E qua è andato su bello aggressivo Dordei, e qua è andato su per, conoscendo, è andato su per schiacciare, ma voleva portarsi a casa ferro tabellone tutto quanto. Non c'è riuscito, ma i due punti sono arrivati. E Piacenza sta scappando, sta oscurando la visuale agli attaccanti di Piombino, che non riescono più a trovare soluzioni semplici. Ovvio, c'è da stare molto attenti, ma comunque mancano quasi 7 minuti e Piombino è una squadra, ripetiamo, infarcita di talento, con tanti giocatori in grado di costruirsi un tiro e costruirsi un tiro rapidamente con efficacia. Per cui Piacenza deve cercare di tenere la concentrazione fino alla fine della partita.
L'attacco di Piombino parte dalle mani di Pedroni, sul quale difende molto aggressivamente Magrini. Il Persico cerca Iardella per il ribaltamento, non ci riesce, si respira proprio numero 3. Iardella riceve soltanto adesso, attacca la Soragna dal palleggio, gli va via ma gli sporca da dietro il pallone Soragna. Ottimo recupero, favorito anche dal tocco di Gasparin, poi troppo alta questa palla per Bourdais. Magrini voleva la layup, diciamo che forse Zetlevin ci sarebbe arrivato, ma Bourdais non partecipa alla gara delle schiacciate NBA. Sì, oddio, la lettura è andata anche bene perché erano 2 contro 1. Se non fossimo stati sul più 18 probabilmente non avrebbe cercato quella soluzione, cerca di dire quello. In ogni caso ancora da premiare quello che aveva fatto Gasparini difensivamente, in questo caso l'infante è un po' indietro per cui deve commettere un fallo, è stato molto bravo però l'attaccante Benucci a segnare un canestro che era veramente difficile perché era totalmente fuori equilibrio. Benucci che ha segnato il proprio 18° punto della partita, intanto esce Infante e rientra Emanuele Meschino. Benucci che va in lunetta col libero supplementare. Stavolta sbagliato il rimbalzo proprio di Meschino, che si affida a Gasparin, attacca Piacenza. Soragna fuori da Magrini, non ci pensa su 2 volte, tiro è sbagliato, nuovo rimbalzo offensivo da parte di Meschino, serve sotto Bourdais, ci prova 2 volte e poi sulla seconda arriva il fallo. Mi dai in campo da 1 secondo, ha preso rimbalzo offensivo e assist, non siete concentrati in panchina Meschino. Preso anche il rimbalzo difensivo sul libero sbagliato da Venucci. Non male l'impatto nuovamente di Emanuele Meschino, mentre Bourdais va in lunetta. Troppo corto questo primo tiro libero. Si può procedere col secondo tiro libero per Luigi Bourdais, anch'esso sbagliato, però deve essere ripetuto perché c'è stata l'invasione anticipata da parte dei difensori. Sì, era stato bravo Bourdais a farlo segnalare prima di effettuare il tiro. Fa perdonare, segna il secondo, più 17 Piacenza. Insomma, è molto importante questa azione difensiva di Piacenza, uno per minare la fiducia degli avversari e due per mantenersi su questa distanza. Gigena da Venucci che si prende la conclusione da 3 punti sbagliata e rimbalzo c'è Magrini. Meschino cerca un compagno, trova Gasparin, porta il blocco proprio per lui. Passaggio molto difficile quello di Gasparin che però arriva nelle mani di Meschino. Palla circola molto bene sul perimetro, palleggio, arresto e tiro di Matteo Soragna che crea tanto spazio e non può far altro che mandare a segno questi 2 punti. Che bravi i giocatori di Piacenza a cercarsi l'un l'altro, hanno sempre cercato la soluzione migliore, magari rinunciando anche a qualcosa per trovare qualcosa di meglio, e a quello che di più si può chiedere al proprio attaccante. Prova a disturbare questo tiro Meschino e poi conquista anche il possesso perché l'ultimo tocco è di Persico. Sì, nella lotta a rimbalzo Gasparini è riuscito con la mano a toccare il pallone e probabilmente a farlo cadere secondo una prima indicazione dell'arbitro sul corpo di Persico, mentre il secondo arbitro cambia la chiamata del primo, anzi del proprio collega, e vengono affidati 14 secondi per concludere l'azione. Ne basta uno. In questo caso si lascia sfuggire il proprio avversario Meschino, 2 punti che valgono il 69-52. Siamo entrati intanto nell'ultima metà di quest'ultimo quarto di gioco. Attacca Soragna, va da Gasparin, palleggio, arresto e tiro fuori misura, salta Bourdais ma attacca Piombino che ha conquistato quel rimbalzo. Pedroni da Iardella, ecco il passaggio per Gigena completamente fuori misura e
quindi nuovo possesso offensivo per Piacenza. Sì, ha avuto pazienza Piombino nel cercare la soluzione di Gigiano in post basso, ha avuto meno pazienza il passatore nell'effettuare appunto il passaggio a Gigena, che si era fermato prima e la palla è uscita da sola sul fondo. Soragna, il portatore di palla designato in questo caso, serve Magrini, poi Dordei torna da Soragna, Meschino in lunetta, cerca proprio Luigi Dordei, fuori dai tre punti da Gasparin, passaggio a Soragna, bene per Meschino, soltanto 3 secondi per il tiro, non si arriva alla conclusione perché c'è la palla persa da parte di Piacenza, corre Piombino con Venucci, serve Bianchi, poi Pedroni, la stoppata, comunque gli sporca il pallone Gasparin, l'ultimo tocco è di un difensore di Piacenza. Cosa ha fatto Gasparin in difesa? Ha mosso benissimo i piedi, ha mosso il proprio corpo contro il difensore e è riuscito anche a toccargli la palla senza commettere fallo. Veramente una l'ennesima partita incombiabile che ha lei Giovanni Gasparin. 13 secondi nell'azione per Piombino con Venucci che trova Pedroni fuori dai tre punti, molto lontano da canestro, la palla rimane fuori dall'arco, il tiro è sbagliato da parte di Bianchi, rimbalza di Gasparin. Altro taglia fuori perfetto di Meschino che impedisce al proprio avversario diretto, ossia Persico, di staccare i piedi a terra per provare a arpionare il pallone. Un nuovo gran passaggio da parte di Meschino per servire Dordei, un tiro in equilibrio precario che non trova altro che il ferro e quindi Venucci si butta dentro. Meschino indeciso se andare a chiudere o stare sul proprio uomo, nel dubbio Venucci appoggia 2 punti per il nuovo meno 15 per Piombino, ma intanto il tempo passa, il cronometro è sicuramente amico della vecchia di Piacenza. Soragna da Gasparin, il passaggio viene sporcato ma in qualche modo Soragna tiene le mani su questo pallone, servito Dordei, ultimi 3 secondi, se ne avvede Meschino che deve lasciare partire una tripla che rimbalza più volte sul ferro, poi esce, difficoltà a rimbalzo per Piombino, ma Venucci può superare la metà campo con il controllo della sfera. Sì, l'errore che non deve commettere Piacenza è quello di giocare troppo col cronometro, ossia il cronometro è importante, però non bisogna rinunciare ai tiri che la difesa concede. Nella zona precedente Piacenza ha rinunciato a un paio di buoni tiri e poi si è trovato costretto a effettuare un tiro che non era nei propri piani a pochi secondi da fine dell'azione. Servito Dordei sul quale arrivano 2 difensori, Meschino guarda il canestro, su di lui però le lunghe leve di Persico, poi Dordei ci pensa lui, segna il più 17 per Piacenza. Sì, questo tiro di Dordei è difficilmente ostacolabile perché salta veramente quasi 1 metro prima di effettuare questo tiro, lo fa partire da molto in alto e quindi anche se non avesse ricevuto coi piedi a posto nella situazione migliore, lui si è messo in equilibrio dopo aver saltato e ha realizzato 2 punti per lui semplice. Si appoggia al ferro Bianchi, rimbalza di Dordei, ultimo minuto e mezzo che sta per iniziare, Piacenza vede il traguardo sempre più vicino, forte di 17 punti di vantaggio accumulati fino a questo momento. Gasparin, il ribaltamento di palla, si arriva con Magrini che serve Gigi Dordei, non riesce ad andare solo a schiacciare per l'opposizione difensiva, ma ci sono comunque 2 punti, massimo vantaggio Piacenza, 7-3, 5-4, 1 minuto e 12 secondi alla fine della partita. Altra bellissima azione di Piacenza contro la difesa di Piombino che ha probabilmente allargato un po' le maglie, così come quella di Piacenza. Cambia tanto Beccheri quando manca 1 minuto e 9, esce Gigi Dordei tra gli applausi del proprio pubblico, è entrato Gabriele Finn. Sì, Dordei comunque autore di 12 punti molto importanti perché sono stati molti di essi sono stati realizzati in questo ultimo quarto periodo per impedire il rientro della formazione toscana. Alto tiro da parte di Meschino, sbagliato, prova a toccare la palla a rimbalzo Finn, scivola poi il giocatore di Piombino, la fattispecie si tratta di Pedrone, quindi il nuovo possesso per Piacenza. Sì, Pedrone purtroppo per Piombino è stato fuori dalla partita tutta sera praticamente, dopo i 3 falli commessi all'inizio non è più riuscito a recuperare il ritmo partita e
ha giocato praticamente Piombino senza poter fare affidamento sul suo playmaker. Arrivata in precedenza la tripla di Magrini per il più 20. Scappa in questo finale di partita Piacenza, con Piombino che fatica proprio a mantenere il controllo del pallone. Poi arriva un fallo speso da Magrini, mancano 16 secondi, 86, c'è un cambio, esce Matteo Seragna, entra con il numero 16 Lorenzo Nicoletti, uno dei giovani dell'Under 20, prende parte al campionato di eccellenza persico per Mari, che si prende questa tripla, uno dei giovani anche per Piombino. Tripla sbagliata, palla a Nicoletti, si cercherà in qualche modo di fargli prendere la conclusione, arriva la sua tripla fuori misura e finisce qui la partita con il più 20 esatto di vantaggio per una Becca di Piacenza che una volta preso il largo è stata veramente imprendibile per Piombino. Sì, è tutto merito del terzo quarto incredibile, perché il primo tempo, al di là del punteggio, si è vista una situazione di vero equilibrio tra le due squadre, tra valori espressi in campo, mentre l'inizio di terzo quarto di Piacenza è stato difficilmente arginabile, anzi non è stato arginato decisamente dalla squadra di Piombino. Piacenza da lì ha preso il largo e ha cominciato a cavalcare le onde della fiducia, mentre Piombino si è pian piano affossata. E Piacenza che affronterà nel fine settimana l'Angel Sant'Arcangelo, un'altra delle partite difficilissime di questo periodo. Per questa sera è tutto, ricordiamo il punteggio: Piacenza 76, Piombino 56. A tutti una buona serata e buon basket.